schiacciate contro il mio stomaco da questi jeans ultra aderenti. Roadhouse. È stato incredibile e trasmette un bel messaggio. Peter, l'unico messaggio di questo film è che tutti i problemi si risolvono con un calcio. Oh cacchio. Brian, hai ragione. Stavo scherzando. Che cosa mi hai detto? Peter, che cos'hai? Scendi dal mio aeroplano. Ma questo è un... Oh! Ma che diavolo? Io non ti permetto di parlare così nel mio bar. Non è un bar. Oh! Oh, già, Cleveland è partito. Ecco il suo panino. Grazie. Signore, manca $1.25. Sì, hai ragione. Tieni il resto. Roadhouse. Ok, questa è l'ultima volta che ti prendi gioco di lui. Mi hai sentito? Sì. Mi hai sentito? Sì. E tieni quel pallone fermo finché Charlie non l'avrà colpito. È tutto chiaro? Vai pure, Charlie. Sì. E un'altra cosa. Ho fatto delle ricerche. Tu non sei una vera psicologa. Roadhouse. Lo sai, è ancora presto, Peter. Peter, non dovresti guidare con i piedi. Roadhouse. Perché prendi la strada più lunga? È piena di svolte. Roadhouse. 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 Oh mio Dio! Stai bene? Sì, sto bene. Scusa, non guardavo dove stavo andando. Sai, la colpa non è soltanto tua. Roadhouse. Beh, non ci sono feriti, grazie al cielo. Beh, sì, meno male. Ma, ecco, ho un altro piccolo problema e forse tu puoi aiutarmi. Di che si tratta? Ho un tavolo prenotato per due da Dominique stasera e sono rimasto da solo. È un bel problema. Credo di poterti aiutare. Signora, vuole che le sistemi le ammaccature? Peter, stiamo ricevendo lamentele da tutta la città. Devi smetterla di dare calci. Ah, sì? Credo che i miei spaventosi ultraterreni ombrosi amici spiriti potrebbero avere da ridire.